Buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì. Si apre l'edicola di 8 Channel, un'edizione che si apre direttamente con l'informazione online, non con quella cartacea, per dare la notizia della morte dell'ex premier e leader della DC italiana, Ciriaco De Mita. Aveva 94 anni, si è spento nella notte. Attuale sindaco di Nusco, De Mita, era ricoverato da molte settimane presso la clinica di Avellino Villa dei Pini in seguito ad un problema neurologico per il quale era stato in cura al Moscati, all'ospedale di Avellino. Da oltre un mese era assistito nel reparto della clinica guidata da Pino Rosato, ex manager del Moscati e medico di fiducia della famiglia De Mita. L'ex presidente del Consiglio e segretario della DC è morto dopo lunghe settimane di degenza. Lo ha reso noto anche il vice sindaco del comune altirpino, Walter Vigilante. De Mita era stato sottoposto lo scorso febbraio ad un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa, quindi una serie di problemi appunto sanitari che hanno ulteriormente compromesso le condizioni di salute di De Mita e soprattutto questo 4 febbraio con il ricovero nella divisione di neurologia dell'ospedale Moscati per i sintomi di una leggera ischemia, poi appunto era stato trasferito presso Villa dei Pini. Vedete anche delle immagini recenti, lo vedete proprio sotto braccio, prima l'avete visto con Walter Vigilante, il suo vice, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche qui con il già presidente della provincia di Avellino Biancardi, poi l'ospedale di Avellino dove è stato ricoverato. Una carriera di lungo corso. Nel 1956 De Mita è stato consigliere nazionale della DC, partito per il quale è stato deputato dal 63, vice segretario della DC dal 69 al 73, ha avuto anche incarichi di guida del dicastero come quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quarto e nel quinto gabinetto tra il 73 e il 74, ministro del commercio con l'estero del quarto gabinetto Moro, siamo nel 74-76, e ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno nei governi di Andreotti 76-79, questo solo per darvi un po' la cifra di quanto abbia appunto segnato la storia della Repubblica Italiana. Leader appunto della sinistra DC, dal 79 fu nuovamente vice segretario del partito e segretario, dal maggio dell'82 al febbraio dell'89, quindi presidente del Consiglio nazionale. L'ultima carriera politica di De Mita è stato anche, oltre a quello di coordinatore ovviamente del partito, del nuovo partito, anche come sindaco del suo comune Nusco. Nusco diventato da piccolo comune altirpinio insomma, finito agli onori della cronaca nazionale e internazionale proprio perché paese natio di residenza e tanto caro all'onorevole Ciriaco De Mita. Nel 96 si è presentato alle elezioni politiche con una sua lista autonoma, Democrazia e Libertà, risultando eletto nel collegio della Campania, membro della commissione parlamentare per le riforme costituzionali e parlamentare europeo per il Partito Popolare Italiano. In questo momento le agenzie sono state battute anche a livello nazionale e internazionale intorno alle 8 e ovviamente stanno già arrivando tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo politico, ma non solo. Prima lo abbiamo visto con il suo nipote Giuseppe De Mita che lo ha accompagnato in questo ultimo periodo di carriera politica nazionale. E appunto vi dicevo, tanti messaggi di cordoglio. La notizia della morte di De Mita si è rapidamente diffusa anche sui social network e dalle agenzie di stampa nazionale e internazionale, ovviamente prevedibili le reazioni che sono arrivate non solo a livello provinciale ma anche nazionale. Nelle prossime ore si conoscerà anche dove sarà sistemato il feretro di De Mita, la camera ardente, e sicuramente sono previsti tantissimi arrivi per appunto i messaggi di saluto alla famiglia De Mita. Intanto siamo quasi pronti anche per un collegamento telefonico con appunto Tonino Gengaro. Chiedo alla regia se abbiamo Tonino Gengaro in collegamento, e adesso stanno riprovando a chiamarlo proprio per avere anche un po' il racconto di quella che è stata la storia politica irpina di Ciriaco De Mita. Intanto vediamo anche
anche se è arrivata qualche altra notizia dell'ultima ora, per consultare insieme quelle che sono gli aggiornamenti. Vi ripeto, si cerca di capire dove sarà allestita la camera ardente di De Mita, sicuramente, quasi sicuramente nella sua Nusco, per l'ultimo saluto all'ex premier italiano. Intanto guardiamo anche la prima pagina per consultare qualche altra notizia in attesa del collegamento telefonico. Vediamo anche notizie che arrivano dalle altre province, con Sala Consilina, con un'auto che si ribalta nella notte e 4 feriti, tra loro c'è anche una bambina. Poi ancora Salerno, mancata chiusura delle fonderie Pisano, indagato il sindaco di Salerno. Dalla regia mi danno conferma del collegamento con Antonio Gengaro, politico irpino che ha insomma attraversato anche lui tanti decenni della politica irpina, ha conosciuto Ciriaco De Mita. Buongiorno Tonino Gengaro, a te la linea per raccontare cosa significa anche la morte dell'ex premier. Buongiorno Tonino, a te la linea. Innanzitutto una bruttissima giornata per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Pensavamo quasi che fosse immortale De Mita. De Mita, con me, con tutti noi, diciamo, del gruppo mio, degli amici di Dium, ha sempre avuto un rapporto di grande stima, affetto, ma anche un rapporto molto conflittuale, perché in alcune circostanze noi, sulle questioni soprattutto legate al potere, noi lo abbiamo contestato, ma ciò non toglie che è un politico a cui soprattutto a livello nazionale vanno riconosciuti grandi meriti. Innanzitutto ha saputo coltivare un seme dopo di sé, perché Romano Prodi, che è stato il politico per eccellenza del centrosinistra della Seconda Repubblica, fu scelto proprio da De Mita e fu mandato a Lisi anche attraverso, diciamo, i rapporti con Beniamino Andreatta. E poi, diciamo, la scelta di Mattarella. Mattarella a metà degli anni Ottanta fu scelto da De Mita per bonificare la Sicilia. Mattarella diventò commissario della Democrazia Cristiana in Sicilia per combattere gli amici di Lima e di Andreotti. All'epoca nella DC si governava la Sicilia, vinceva i congressi, quindi De Mita in politica è stato un grandissimo innovatore. E poi c'è stata la stagione del terremoto. Io non so se il terremoto abbia giovato alla carriera politica di De Mita, perché il terremoto ovviamente è stato poi vissuto tra luci ed ombre, probabilmente ci sono state anche classi dirigenti locali impreparati, inadeguate, che hanno dovuto affrontare una cosa molto più grande di loro. E poi, diciamo, va riconosciuto comunque a De Mita il merito, soprattutto da noi in Irpinia, di aver costruito una classe dirigente. Pensiamo a Agnes, uno dei più grandi direttori generali della RAI. Quando si parla della RAI si pensa a Agnes o si pensa al suo predecessore. Tutti gli amici di De Mita impegnati in politica, Mancino è stato presidente del Senato e ministro dell'Interno, Salverino De Vito ministro del Mezzogiorno, Ortensio Zecchino ministro dell'Università, Gerardo Bianco, col quale pure all'inizio aveva una fortissima solidarietà e poi ci fu, diciamo, una rottura. Io è stato ministro comunque dell'istruzione, anche se non è, diciamo, ascrivibile alla sua area in quel periodo. Quindi è anche la storia. Giovanni Grasso diventò presidente della regione dal 93 al 95. Quindi è la storia di un leader che ha fatto crescere attorno a sé, anche in Irpinia, una classe dirigente che è stata classe dirigente del paese. È un'esperienza, credo, che è irripetibile per quanto ci riguarda. Ecco, Tonino, facevi riferimento proprio alla storia di quelli che sono stati chiamati i Magnifici Sette, proprio una storia particolare che attraversa un momento particolare della Repubblica Italiana. Raccontiamo cosa è significato proprio per lo sviluppo della storia politica italiana. Ma De Mita era l'uomo del patto costituzionale, quando lui alla fine degli anni 60 portò avanti l'idea di collaborare sulla costruzione, diciamo, dell'assetto istituzionale del paese, a partire dalle nasciture regioni,
rapporto di collaborazione, oltre che nel centro-sinistra, quello che si era consolidato all'epoca a partire dalla collaborazione col Partito Socialista, ma De Mita era per la collaborazione su, appunto, sulle questioni delle istituzioni col Partito Comunista. Mi raccontava che quando lo vedevano passeggiare o nel transatlantico o fermarsi all'interno dell'aula di Mondoshini di Odio con Ingrao, diciamo, gli altri della DC lo guardavano con grande diffidenza. Poi iniziò pure un percorso di impegno diretto nel partito, prima come vice segretario con Forlan, e poi dopo iniziò la stagione a partire dall'82. Lui è stato l'unico, il più longevo segretario dell'ADC dall'82 all'89. È stato uno dei pochi che è stato sia segretario dell'ADC e contemporaneamente più presidente del Consiglio, anche se quella del governo a lui non era una pratica che interessava. Lui era un politico puro, un leader diciamo, a cui piaceva costruire processi, immaginare alleanze. Non era un uomo, De Mita non è stato un uomo di governo. Poi un paradosso che abbia terminato poi la sua attività proprio per questo suo impegno, proprio nel lui che è più vicino ai cittadini come sindaco di Misco, però lui è stato un grandissimo leader politico. Io posso ricordare che Massimo Cacciari, che è una delle menti più illustri del nostro paese, ne aveva una grandissima considerazione. Ogni volta che siamo stati insieme ad Avellino a quelle belle iniziative di Don Emilio, a Rione Parco, alle quali De Mita partecipava, quando poi restavamo, diciamo, andavamo insieme a cena con Cacciari, lui parlava in maniera entusiastica di De Mita, perché lui era un grandissimo leader, aveva voluto organizzare proprio insieme a De Mita e Rino Formica a Venezia una grande riunione. Cioè, per Cacciari De Mita era il politico vero, cioè quello in grado poi di assumere delle decisioni, di indirizzare dei processi. Ovviamente era anche un uomo che aveva grandi spigolosità di carattere, non era una persona facile, Ciriaco De Mita. Un carattere particolare, un politico di razza, ovviamente, perché la storia, insomma, lo racconta, ma Tonino, soprattutto ricordiamo anche i grandi incontri internazionali che hanno contraddistinto il percorso politico di Ciriaco De Mita, soprattutto a cavallo. Lo raccontava sempre, innanzitutto del viaggio negli Stati Uniti con Reagan, ma quello con cui lui era rimasto più legato era l'incontro con Gorbaciov, col quale si era creata anche una certa sintonia umana. E poi De Mita, diciamo, oltre al racconto strettamente diplomatico, raccontava pure poi degli aneddoti simpatici più intimi, questo amore di Gorbaciov e soprattutto della moglie per la musica napoletana, che a lui, diciamo, questo aspetto più cordiale, gioviale, lo colpì molto e ovviamente creò pure questo rapporto. Poi De Mita è stato anche in Cile ancora prima, aveva un rapporto con i Democratici Cristiani cileni, anche questa è stata una fase molto importante della sua vita. Tonino, soprattutto va a scomparire uno degli ultimi, insomma, dei politici di grande carisma, insomma, cosa cambia in quello che è anche l'attuale scenario? Bisogna tener conto che De Mita è un uomo tutto politico, cioè lui già adolescente, già bambino parlava col nonno e parlava di politica, adolescente fu antifascista, si schierò contro il fascismo, si schierò a favore del referendum, a favore della Repubblica, addirittura in contrasto con il padre, perché il padre pure diciamo, era stato segretario della DC di Misco, all'epoca loro erano per la linea monarchica, De Mita si schierò contro il padre, addirittura poi si racconta di comizi a Nusco tra Carlo Bussetto, un altro grandissimo intellettuale alpino, e un giovane De Mita. E poi se lui verso la fine degli anni 50 si candidò una prima volta alla Camera, per poco non ce la fece, e però già era nel Consiglio poi nazionale dell'ADC dove iniziò contestando i metodi organizzativi del partito di Fanfani. Per la prima volta fu eletto nel 62 e poi da allora fu una scalata, diciamo, fenomenale. È stato più volte ministro della Repubblica,
degli interventi nel Mezzogiorno, all'industria, e poi è stato anche sottosegretario, però poi diciamo, se vogliamo, il clou della sua attività politica l'ha raggiunto quando è diventato segretario della DC, che diciamo mise fine alle correnti, anche se poi qualcuno diceva poi l'unica corrente che è rimasta in vita è quella di De Mita. Poi diciamo, non dimentichiamo che De Mita era il leader della corrente diciamo più riformista, possiamo dire anche più onesta, tra virgolette, della DC, che era la sinistra di base, perché lui aveva iniziato a Milano con Marcora e poi ovviamente qui con Sullo, poi c'è anche più della parentesi con Sullo, in cui poi ci fu la rottura, che poi quello fu un altro atto sul quale si discute da anni, quindi quando lui ruppe con Sullo, dissero in minoranza Sullo e venne fuori questo nuovo gruppo dirigente, diciamo uccidendo tra virgolette il padre. Tonino, soprattutto in due parole, abbiamo ancora un paio di minuti per il collegamento, che cosa ha rappresentato Ciriaco De Mita per l'Irpinia tra passato e presente? Ma guardi, De Mita, secondo me in Irpinia lui e i suoi uomini hanno cercato di innescare in Irpinia un processo di modernizzazione, cioè l'Irpinia era una provincia agricola e negli anni poi è diventata una provincia dove oltre all'agricoltura sono sorte altre attività industriali, si sono trasformati nel bene e nel male i paesi, e su questo è un territorio tutto da indagare, perché ovviamente poi c'era questa forte contrapposizione tra le aree costiere e le aree interne, e anche in questo De Mita è stato molto forte, contrastare ovviamente le spinte napolicentriche. Non è un caso che noi oggi ci lamentiamo dell'assenza di una classe dirigente, del fatto che l'Irpinia diciamo conti poco. Quando c'era De Mita, diciamo la verità, si poteva contestare diciamo un certo tipo di politica, ma l'Irpinia in regione Campania contava, si diceva che Napoli fosse Avellino a mare, questa forse è un'esagerazione, però rende il senso del fatto che in Irpinia ci fosse un leader che ovviamente nel bene e nel male faceva gli interessi dell'Irpinia, ovviamente cercando di trasformare questa realtà. Poi in alcuni casi ci sono grandi realtà industriali come l'EMA, il gruppo Gruppioni, ci sono riusciti, e in altri casi poi c'è il risultato di nuclei industriali abbandonati, PIP che se non sono mai decollati. Grazie a Tonino, ad Antonio Gengaro per questo ricordo insomma dell'uomo e del politico, grazie per il collegamento, grazie per insomma anche la storia che sei riuscito a tracciare in pochi minuti dell'ex premier. Grazie a lei, buongiorno. Buona giornata. E queste sono le prime pagine degli altri quotidiani, abbiamo visto insieme quella di ottopagine.it, andiamo anche sul Mattino, ovviamente la notizia della morte di Ciriaco De Mita è apertura di tutti i principali siti, si è spento all'alba l'uomo politico irpino, fu presidente del Consiglio, più volte ministro della Repubblica. Andiamo anche su Repubblica, anche Repubblica apre la prima pagina del portale con la morte dell'ex premier e segretario della DC, stessa apertura anche per il Corriere della Sera, che dice l'ex presidente del Consiglio e leader della DC aveva 94 anni e già fornisce alcuni approfondimenti, vedete gli alleati, i nemici, i congressi e le foto storiche della carriera di Ciriaco De Mita, lo vediamo anche con Bettino Craxi e Romano Prodi. L'ultima intervista con le parole di De Mita, che diceva in Italia sta per arrivare un altro diluvio, concessa a Tommaso Labate, e i 90 anni di De Mita anche con quelle che sono stati gli appuntamenti nel Borgo Alto Irpino puntualmente, dove si sono ritrovate tanti personaggi della politica italiana per i compleanni di De Mita a Nusco. Queste le principali notizie appunto dai siti, ovviamente tutte dedicate alla morte dell'ex premier, ma adesso torniamo sulla rassegna stampa e apriamo i quotidiani del giorno per consultare anche le altre notizie. Ovviamente il decesso di De Mita è avvenuto nella notte e non viene riportato dai quotidiani cartacei. Andiamo subito sul Roma, guardiamo insieme
la prima pagina del Roma, con De Luca Salvini, patto sud-nord e flirt su autonomia e risorse. Lo sceriffo dice ora più coraggio. Andiamo all'interno, andiamo sul primo piano. L'autonomia, quindi, che è la parola che dà grande prova d'intesa tra De Luca e Salvini, e lo sceriffo rilancia sanità, stop agli scippi. L'ex ministro ammette il divario c'è. Il governatore, battaglia senza timidezze. Il leader della Lega va in affondo, siamo pronti, convinci il PD. Questo appunto l'intesa siglata in un incontro per i 130 anni del Mattino, per questo feeling insomma nuovo tra De Luca e Salvini. Intanto sentiamo anche le parole del sindaco Manfredi: chiudere il ciclo dei rifiuti per produrre economia. Manfredi, più poteri per amministrare le grandi città. Noi messi peggio di voi, ma c'è un piano green. Quindi quasi un grido d'allarme quello del sindaco di Napoli, che chiede più poteri per un'autonomia di maggiore efficacia nell'amministrazione delle grandi città come quella di Napoli. Ancora, tutti al mare senza bambini, la fuga dal lavoro, che è un tema che tiene davvero altissimo l'attenzione tra reddito di cittadinanza e soprattutto carenza di professionalità necessarie per superare la bella stagione. Comparone di Salvamento Italiano dice ce li chiedono ogni giorno, ma i corsi vengono in pochi. Morra e Frenna preferiscono prendere il reddito di cittadinanza e lavorare in nero. Caccia anche ai portieri d'albergo, guardate un'altra curiosità. E al personale della cucina, davvero grandi carenze. Vedete anche il leader della Confcommercio, Vincenzo Schiavo, che conferma: ecco perché le misure assistenziali andrebbero legate all'assunzione. Ancora, andiamo avanti. Campania, ricoveri in calo, continuamente un calo costante. Altri 23 in meno tra le rianimazioni e area medica, ma risalgono i decessi. Nelle scorse ore sono stati 10 i morti di Covid in Campania. Rapidamente andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Quella di Repubblica con la mattanza dei bambini, guardate le foto di questi bambini, la strage in Texas, il killer con il fucile d'assalto acquistato appena a 18 anni compiuti, ha freddato 19 studenti e 2 insegnanti. Mentre sparava, diceva alle vittime: state per morire. Per alcune il riconoscimento dopo l'esame del DNA, e vedete proprio i volti di questi bambini che sono stati trucidati. Ancora andiamo all'interno, guardiamo la strage dei bimbi, guardiamo ancora qualche approfondimento. Il più piccolo aveva 8 anni, gli altri 10. I sogni delle vittime cancellati dalla ferocia dell'assassino che ha fatto irruzione alla Rob School con un fucile d'assalto. Negli ultimi giorni aveva festeggiato in classe per i bei voti e tra 2 giorni sarebbero iniziate le vacanze. Un mistero tutto da risolvere, questo della mattanza in Texas, il profilo di un killer che non faceva davvero sospettare l'imponderabile, la tragedia. Le armi come regalo. Salvador Ramos, in 2 foto postate sui social, sotto con il caricatore di 2 fucili d'assalto, quelli più usati per le stragi in America, che il 18enne aveva acquistato legalmente al compimento della maggiore età. Foto che ovviamente, alla luce di quanto accaduto, fanno davvero rabbrividire. Il nonno incredulo, il nipote viveva a casa sua dopo essere stato cacciato dalla madre. Per me era un bravo ragazzo, anche se non parlava molto. Dalla Repubblica Nazionale, rapidamente un focus sulle notizie locali. Partiamo da Napoli, turismo. La sfida del lusso. Boom di Griff, un hotel a 5 stelle in Via Verdi, la risposta al mordi e fuggi. Presenze record di visitatori, l'80% delle camere d'albergo prenotate già ad aprile. E poi ancora, io e mio figlio, 11enne con la pistola puntata, nessuno ci ha aiutato. L'intervista a Gianfranco Wurzburger, scusatemi, l'ex consigliere, bloccati da un branco in centro. Alcuni automobilisti hanno assistito alla rapina. Queste le notizie da Napoli del Mattino. Guardiamo anche rapidamente la Repubblica di Napoli con la notizia, scusatemi, la Repubblica di Napoli la saltiamo, andiamo a vedere Avellino in Irpinia cosa succede. Sfratto bis per Buonopane, ancora politica, la battaglia legale, si va verso il
le nuove elezioni parziali. D'Agostino soddisfatto, il risultato era scontato. Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva, il presidente deve lasciare la provincia, quindi davvero colpo di scena clamoroso a Palazzo Caracciolo. Intanto anche una notizia di cronaca, in Goia una pila bottone, bimba di 3 anni salvata in extremis, una storia di buona sanità che arriva direttamente dall'ospedale di Avellino. Laurea in fisica senza fare gli esami, il professore Barile, indagato a Roma, per falso avrebbe conseguito la laurea in fisica senza sostenere gli esami. Queste le notizie dalla prima pagina dedicata all'Irpinia. Andiamo nell'altra provincia delle aree interne, andiamo nel Sannio, vediamo qual è l'apertura dedicata alla sanità. Svolta cittadella si accelera sui cantieri, placet dell'ASL per il progetto di via del Cogliano, lavori entro l'anno. Investimenti per oltre 6 milioni, tutti gli ambulatori saranno trasferiti nell'attuale direzione, quindi una vera e propria svolta. E poi ancora Pietrelcina invasa per i 130 anni della nascita del Frate Santo, in migliaia in processione per San Pio, e questo è un momento della suggestiva processione che, complice ovviamente l'azzeramento dei livelli di contenimento del rischio di diffusione del Covid, ha consentito ai fedeli di poter tornare a sfilare in strada per il Santo. Dal Sannio ci spostiamo in terra di lavoro, vediamo nel casertano cosa succede. Telecamere in strada spente, la gang della 500 si scatena. La banda tenta 2 volte il colpo in un palazzo, messa in fuga dalle sirene. Nel mirino i parchi residenziali, ma anche i comuni vicini. E poi ancora, all'imprenditore amico di Zagaria sequestrati beni per 6 milioni. L'inchiesta sui casalesi che va avanti, la saga non finisce. Dal 2015 in poi Giuseppe Fontana, imprenditore di Casa Pesenna in affari, secondo la magistratura con il boss Michele Zagaria, uomo con il fiuto per gli appalti, è finito nel registro della magistratura e non ne esce più. In carcere con la condanna definitiva a 10 anni di reclusione per reati di camorra, è tornato nell'orbita del tribunale, stavolta per la prevenzione, che ha ripreso in mano l'ordinanza Medea, frutto di una maxi inchiesta della DDA con oltre 60 indagati e una decina di condannati. Da terra di lavoro ci spostiamo a Salerno, guardiamo insieme Fonderie, Napoli indagato, niente stop all'impianto, c'è l'avviso di garanzia dopo l'esposto del Comitato Salute e Vita. L'ipotesi, omissione di atti d'ufficio, la difesa non poteva decidere arbitrariamente, fiducia nei giudici. Poi ancora, pericoli del web, la denuncia dei genitori, foto e video hard dalla 13enne adolescente nei guai, il ragazzino adescato su Instagram da un 16enne che finisce in comunità, l'accusa è violenza sessuale. E poi ancora, movida molesta, c'è la diffida, i De Orso bloccano le vie di fuga, un vero e proprio terremoto per la movida che prova a ripartire dopo 2 anni di Covid a Nocera Inferiore. E con questa notizia si chiude l'edicola di 8 Channel. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione: alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14.30 con il TG Sport. Grazie e buona giornata.